non accettiamo che il PD, nella persona del suo presidente Matteo Orfini, parli di pulizia fatta da loro. Perché avremmo voluto mostrarvi delle immagini, ma non siamo riusciti a trovarle, evidentemente c'è stata una censura su YouTube, in cui il 18 marzo scorso il presidente del Partito Democratico Orfini, che ha avuto l'incarico di badante del PD romano direttamente dal segretario del PD nazionale Matteo Renzi, era seduto in conferenza stampa al Nazareno insieme al senatore Esposito, altro badante messo sempre al fianco di una parte del PD romano, cioè il PD di Ostia, e difendeva la figura di Andrea Tassone, che ricordo essere l'ex presidente del municipio decimo di Roma, Ostia, che aveva iniziato quel simpatico giochino della politica delle finte dimissioni, no? Il gioco, le dopo, le ritiro, eccetera, eccetera. E se avessimo trovato il video, che ripeto è stato rimosso da YouTube, e anzi invito qualcuno magari della stampa che dovesse conservarlo in qualche archivio di pubblicarlo, il presidente del PD Matteo Orfini dichiarava testualmente, virgolettato, se come è avvenuto queste richieste verranno accolte dal sindaco Marino, dove le richieste a cui fa riferimento Orfini sono le richieste che Tassone rimanga a fare il presidente del municipio con un rimpasto di giunta, quindi se queste richieste verranno accolte dal sindaco Marino, il presidente Tassone è disponibile, bontà sua, questo non è un virgolettato, è un commento, ad andare avanti naturalmente facendo una giunta nuova, chiuso il virgolettato. Ora, questo è lo stesso presidente Matteo Orfini che da stamattina sta impartendo lezioni di legalità urbi e torbi e che fra qualche decina di minuti sarà probabilmente, da notizie che abbiamo, in conferenza stampa al Nazareno per evidentemente cercare di nuovo di ridare una virginità al PD romano. La notizia è che Matteo Orfini o c'è o ci fa, o è cretino o è colluso, perché non poteva non sapere, ha dato copertura mediatica e politica ad una persona che si sapeva che sarebbe stata arrestata di lì a poco, gli ha dato la fiducia di poter continuare a governare un territorio come Ostia, che ricordo, per chi non è romano, ha la stessa popolazione, anzi più popolazione di una media cittadina di provincia italiana. Quindi Matteo Orfini non ha la dignità politica di rimanere a fare il presidente del PD e soprattutto di dare lezioni di onestà a chi che sia. Grazie. Buongiorno a tutti innanzitutto. Dopo aver compilato la lista degli impresentabili sulle regionali, utilizzando i criteri del codice di autoregolamentazione, codice che ricordo è stato approvato all'unanimità l'anno scorso, il 24 settembre. E quindi la Bindi ha fatto un buon lavoro, con tutto ovviamente il personale della Commissione Antimafia, e quindi ha svolto il suo ruolo, io ci aggiungo pedissequamente, evidenziando quello che le era stato assegnato nell'ufficio di presidenza. Ha evidenziato anche che siamo in un sistema dove l'informazione fa fatica a correre, tanto è vero che i dati per completare questa lista sono piuttosto sparpagliati in diverse banche dati. E voglio ricordare anche che l'articolo 4 del codice attribuisce alla Commissione Antimafia il compito della verifica dei requisiti dei candidati eletti. Pertanto, in continuità col lavoro svolto, come ho già avuto modo di dire, proporrò alla proposta di nel prossimo ufficio di presidenza di verificare non solo i candidati dei comuni che sono date le votazioni il 31 di maggio, ma chiederò anche di verificare lo stato di tutti gli eletti nelle varie istituzioni, Camera, Senato e consiglieri regionali nelle altre regioni. Perché credo che sia giunto il momento di fare i nomi di quelle persone che siedono nelle istituzioni e non sono degne del loro posto. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Marcello De Vito, sono il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune, al Comune di Roma. Devo dire che i fatti di oggi non ci sorprendono per niente,
perché sono la diretta continuazione di quanto era già emerso il 3 dicembre con lo scoppio dell'indagine Mafia Capitale. È pertanto ferma, irremovibile e coerente la nostra richiesta, che è la stessa che abbiamo già fatto il 3 dicembre 2014, vale a dire dimissioni immediate del sindaco Marino per evitare a Roma, ma anche a se stesso, la peggiore delle figuracce. Infatti il dato principale che emerge, che ne dicano i vari commissari come Orfini e fenomeni della legalità messi in maniera postuma e quando ormai i buoi sono già scappati dalla stalla, è che in questa indagine c'è un fortissimo coinvolgimento del PD. Questa indagine non è ascrivibile, come tentano di nascondere, solo alla precedente giunta, la giunta Alemanno, comunque coinvolto e indagato. Oggi è stato arrestato l'ex presidente dell'Aula Coratti, tuttora consigliere, visto che Marino ha detto oggi che in Consiglio Comunale ci sono persone per bene. È stato arrestato Ozimo, ex assessore al patrimonio, è stato arrestato Pedetti, fino a ieri presidente della Commissione Patrimonio, è stato arrestato Caprari. Ora noi veramente ci chiediamo a Roma cos'altro deve succedere prima che il sindaco si dimetta, e mi rivolgo anche ai deputati Orfini Esposito e allo stesso sindaco Marino. Adesso vogliamo vedere se hanno il coraggio di riaffermare che la nostra richiesta di dimissioni del sindaco sia assimilabile, ossia un comportamento analogo alle richieste fatte dalla mafia, dopo che oggi è uscita l'intercettazione di Bussi di novembre scorso, il quale afferma che con il sindaco Marino e con il capogruppo che conosco siamo a posto per altri 3 anni e mezzo e letteralmente, e lo dico in dialetto, se maniamo Roma. Questo è quello che hanno detto. Siamo anche curiosi di capire chi sia questo capogruppo, visto che il PD il 27 novembre 2014, cioè nel periodo di quella telefonata, ha appunto cambiato il capogruppo da D'Ausilio a Panegaldo e sono entrambi facenti parte del Consiglio Comunale dove oggi, tanto per dirne una, non si è raggiunto il numero legale, perché ormai il PD non è nella condizione di raggiungere il numero legale, gli mancano i consiglieri. Quindi ci chiediamo, e non è una battuta ma è la triste verità, ci chiediamo veramente cos'altro deve accadere. Marino deve dimettersi, non ci sono più le condizioni, in questa città si deve tornare al voto. Questa città merita un governo serio e onesto e soprattutto che si presentino delle liste pulite, cosa che il Movimento 5 Stelle fa per sua regola e che gli altri partiti non fanno, come questa indagine attesta e come attestato dalle recenti elezioni regionali. Grazie Marcello, grazie a tutti per essere qui. Prima di tutto partiamo da una notizia importante. Il Movimento 5 Stelle in questo schifo non c'entra niente, non c'è. 0 indagati, 0 condannati. E questo lo voglio dire ad Orfini e a tutto il gruppo dirigente del PD. La brutta notizia per Renzi è che è finita l'epoca del non sono stato io. Fino ad ora abbiamo visto un segretario di partito che ci diceva che è colpa del passato, non era colpa sua se accadeva tutto questo. È finita l'epoca delle scuse, perché da quando lui è segretario del partito sono circa 50 gli indagati e gli arrestati nel PD. Ma soprattutto quello che noi rimproveriamo a questo gruppo dirigente del Partito Democratico è che li ricandidano, che li proteggono, come il caso di Marino. Marino ha preso 60.000 voti da gente che oggi o è arrestata o è coinvolta nello scandalo Mafia Capitale. De Luca viene candidato in Campania e vince grazie ai 108.000 voti di Tommaso Barbato, che è sotto indagine per compravendita di voti. Ha vinto per 67.000 voti De Luca in Campania. Ha vinto poi. Non sappiamo se la Campania ha un governatore. Ricordiamoci di Tassone, lo diceva prima Roberta Lombardi. Uno che Orfini ha difeso, a cui ha dato visibilità mediatica, che era seduto accanto a lui nella conferenza stampa mentre il Movimento 5 Stelle diceva al PD che Tassone non doveva più mettere le mani sulla cosa pubblica. E ricordiamoci anche di altri personaggi nominati nella segreteria del PD, come Faraone, che è indagato,
Ricordiamocelo questo, perché attualmente sembra sempre che le colpe siano di quelli di prima nel Partito Democratico, ma oggi c'è un gruppo dirigente per noi nel Partito Democratico pericoloso. Pericoloso per cosa? Per le casse dello Stato e per le tasse dei cittadini. Perché ricordiamoci sempre che l'affare Mafia Capitale è l'ennesimo caso in cui con le tasse dei cittadini si danno appalti in maniera irregolare per lucrare su un'emergenza. Le emergenze in questo paese non sono tali perché sono scoppiate dal nulla. Le emergenze in questo paese, come i campi Rom, come l'immigrazione, sono legate ad un disegno preciso, che è quello di fare affari. Il Partito Democratico ha smesso di mettere, semmai l'abbia fatto, di mettere al centro la persona nelle politiche pubbliche e ha messo al centro gli affari. E quando tu porti gli affari al centro delle politiche pubbliche, i Rom da emergenza si trasformano in un business. L'immigrazione da problema da risolvere diventano una cosa da tutelare, un fenomeno da tutelare. E noi è questo quello che vogliamo spiegare ai cittadini, ed è per questo che stiamo chiedendo le dimissioni di Orfini, chiediamo alla segreteria del PD di interrogarsi su cosa abbia candidato, non chi, che cosa abbia candidato e protetto in questi anni. E il Movimento 5 Stelle ha zero indagati e zero condannati tra le sue fila, non perché veniamo da Marte, semplicemente perché ci siamo dati una regola, prima ancora di qualsiasi legge, che dice che da noi indagati e condannati non si possono candidare. Loro fanno la legge Severino, dicono che alcuni profili non sono eleggibili e poi li candidano in opposizione alla legge che loro stesso hanno votato in questo Parlamento. Questa è una differenza fondamentale tra forze politiche e noi per questo qui abbiamo la credibilità per venire a chiedere determinate cose. Cosa? Prima di tutto le dimissioni di Orfini, che è una persona che l'altro giorno in un talk show mi diceva: come ti permetti di dire che il PD è coinvolto in Mafia Capitale? Come mi permetto? E allora Marcello, dopo quella trasmissione, mi scrisse, è incredibile, mi scrisse un sms, mi disse: guarda che sono coinvolti, diglielo, Coratti, Ozimo, mi ha fatto l'elenco delle figure arrestate oggi nel dispositivo del giudice. Non perché siamo dei geni, che ci siamo inventati qualcosa, perché ci leggiamo le carte. Il PD, Mafia Capitale, c'è coinvolto fino alla testa, tutto c'è coinvolto. E soprattutto nel momento in cui una classe dirigente, che è quella di Renzi, protegge personaggi che dovevano essere cacciati a calci dalle istituzioni, il primo è Marino. Ma una cosa ancora più importante che stiamo chiedendo l'ha fatto Luigi Gaetti prima, vicepresidente della Commissione Antimafia, è che d'ora in poi la Commissione Antimafia faccia l'elenco degli impresentabili, un termine che sembra anche un bel termine mediaticamente, ma in realtà riguarda persone che sono sotto processo o coinvolti in processi per reati legati alla mafia. E allora d'ora in poi noi chiediamo che la Commissione Antimafia, lo deve fare, faccia l'elenco degli impresentabili anche tra gli eletti di questo paese. La Commissione Antimafia prima delle elezioni regionali non ha fatto niente di scandaloso, ha prodotto un elenco e guardate che effetto deflagrante ha avuto l'elenco degli impresentabili. Quando le istituzioni producono semplicemente un elenco di cose vere sulla politica, la politica subisce un terremoto, è come se fosse travolta da un uragano. Noi questo stiamo chiedendo alla Commissione Antimafia e chiediamo soprattutto di governare Roma. Alemanno ha avuto la sua opportunità, Rutelli l'ha avuta, Beltrone l'ha avuta, Marino l'ha avuta, l'hanno avuta tutti i partiti in questo comune. Sono coinvolti in Mafia Capitale anche i soldi stanziati dalla Lega Nord, lo sapete tutti. Ora noi vogliamo un'opportunità per portare queste mani, che sono pulite e sono libere, a governare una città importante come Roma, soprattutto alla vigilia del Giubileo. Perché non possiamo lasciare in mano a questa gente la città di Roma, mentre ci sarà un evento così importante che creerà l'ennesima emergenza di organizzazione e quindi l'ennesimo fiume di soldi che si stanzierà per gestire questo evento, e poi sappiamo bene come vengono utilizzati. Non c'è bisogno di immaginare come utilizzeranno i soldi questi signori, basta guardare agli ultimi 10-20 anni di gestione degli enti locali in Italia. Per questo noi
siamo determinati, andremo fino in fondo, Luigi Gaetti nella commissione con tutti gli altri, con Francesco Duva che è più presente capogruppo in antimafia, chiederà subito questo elenco, ma intanto Orfini e Marino facciano il favore ai cittadini italiani di dimettersi, perché noi siamo molto preoccupati per le nostre tasse. Qui ogni cittadino di Roma paga un mucchio di tasse per avere servizi e invece li manda dentro alle cooperative di Comunione e Liberazione o alle cooperative rosse di Buzzi. E questa è una cosa intollerabile, perché Mafia Capitale neanche esisterebbe se non avessimo avuto una classe politica come quella del PD corrotta fino all'orlo. Grazie. Una domanda? Quando c'era stata la prima traccia, diciamo, dell'inchiesta, voi avete chiesto lo scioglimento per mafia del Comune di Roma, considerate ancora percorribile questa strada? Allora, la commissione di accesso agli atti prefettizia che è stata insediata dopo la nostra richiesta al prefetto di Roma all'epoca Pecoraro e adesso Franco Gabrielli, ci dicono per la prima volta nella storia chiesto una proroga di tempo per andare a sviscerare meglio il fenomeno. Il 15 giugno scaderà questa proroga e per tale termine avremo questa relazione che anzi invitiamo il prefetto a rendere pubblica in modo che tutti i cittadini di Roma possano ad avere la possibilità di sapere quali interessi tutela l'amministrazione pubblica del loro comune e sappiamo già che sono gli interessi privati degli stessi finanziatori delle campagne elettorali degli ultimi sindaci, tra cui anche la campagna elettorale del sindaco Ignazio Marino. Dopodiché il prefetto di Roma avrà 45 giorni di tempo per determinarsi su che cosa fare, se presentare richiesta ad Alfano sullo scioglimento o meno. Nel frattempo è arrivata la notizia del Giubileo, perché la nostra richiesta per lo scioglimento era stata seguente alla prima retata su Mafia Capitale, che era a dicembre del 2014, e a marzo, invece i primi di marzo, Papa Francesco ha detto il Giubileo della Misericordia. Quindi, fermo restando che, visto il quadro che negli mesi si è sviluppato, la richiesta rimane ovviamente agli atti e valida, vorremmo provare a chiedere un estremo gesto di responsabilità a un sindaco che finora ha scansato ogni responsabilità e un gesto di amore per questa città, evitandogli l'onta di uno scioglimento per mafia durante il Giubileo. Quindi vorremmo il suo passo indietro, le sue dimissioni, proprio per amore della nostra città e per liberare Roma dal crimine. Due domande? Voi chiedete di avere un'opportunità per governare Roma. Come? Nel senso, passo indietro di Marino e poi? Che cosa intendete fare? Come volete? Elezioni oppure quel famoso commissario? Una volta, un tempo fa, si parlava di un commissario vostro, una persona vostra. Io questo chiedo. Un commissario di 5 Stelle, io non mi ricordo. Ma elezioni? Assolutamente sì, come abbiamo già detto, dimissioni immediate del sindaco Marino ed elezioni con liste pulite, finalmente. Ma l'altra cosa che volevo chiedere è, ma queste liste, questa cosiddetta impresentabile, mi chiedo anche al vicepresidente, non è possibile pensarle per poi future candidature? Cioè, nel senso, questi impresentabili sono arrivati il venerdì, l'ultimo giorno della campagna elettorale, poi la commissione antimafia si cercherà di presentare queste liste magari anche un po' prima per le future elezioni. Sì, infatti è emerso un grande problema di, come accennavo prima, della raccolta dei dati. Si sono evidenziate che ogni casellario giudiziario, ogni provincia suo, che non comunica con uno o con l'altro. Per cui è stato fatto davvero un lavoro importante, un lavoro che non era mai stato fatto in questi tempi, e anche questo è un elemento importante. Quindi io penso che sull'onta di questo di questa esperienza i sistemi informatici adesso verranno, noi chiederemo certamente che la DNA e
oppure anche il Ministero della Giustizia mette in linea tutti questi dati in modo tale che siano facilmente consultabili e quindi si va incontro a quello che le chiedeva, cioè se i dati sono facilmente reperibili e si possono quindi verificare i nomi. Teniamo presente che poi i nomi sono stati consegnati un mese prima delle votazioni, perché le candidature e le liste si consegnano 30 giorni prima, quindi era ovvio che non si poteva fare mesi precedenti. Questa è stata una bella esperienza che ha dato dei buoni risultati e io spero che migliorandola dovremo farla in maniera compiuta per tutte le liste e per tutti gli ordini di votazione. Una cosa che vorrei aggiungere a quello che diceva Luigi, che è il dibattito allucinante che a cui hanno dovuto assistere i cittadini campani, perché il giorno in cui la Commissione Antimafia fa per una volta la metà del suo dovere dandoci i nomi degli impresentabili, abbiamo il Partito Democratico e il partito del Presidente del Consiglio dei Ministri che, come la mafia, attacca la Commissione Antimafia. Questo è il dibattito allucinante che hanno dovuto assistere i cittadini italiani in generale, ma nello specifico noi cittadini campani che eravamo coinvolti da quei nomi. Avrei voluto vedere un presidente del PD, un segretario del PD che dicevano facciamo in modo da far fare un passo indietro a questa gente. Non lo hanno fatto e voglio ricordarlo perché non lo hanno fatto, perché quella gente ha permesso a loro di vincere in Campania. Perché la differenza, lo spread tra Caldoro e De Luca è di 67.000 voti e solo uno degli impresentabili ha portato in dote 108.000 voti con la sua lista. Quindi ricordiamocelo sempre perché si fanno delle scelte politiche di attaccare la Commissione Antimafia invece che la gente coinvolta nei processi per mafia. Un'altra domanda? Non mi pare. Grazie. Grazie.